Giuseppe Tognolo è nato nel 1845, quando era ormai docente, che stava maturando la propria esperienza all'Università di Pisa, si è trovato in un contesto molto particolare, che è il contesto delle crisi drammatiche di fine Ottocento. L'economia italiana, ma l'economia internazionale, stavano vivendo gli anni della Grande Depressione e crisi poi anche del paese. Sono state le crisi che l'hanno portato a valutare quello che stava accadendo. E quello che accadeva, diceva Tognolo, era il prevalere della speculazione su qualsiasi altro comportamento economico. La speculazione rimuoveva tutte le logiche di temperanza, diceva, usando un termine così impegnativo come temperanza, che invece hanno luogo esclusivamente se al centro delle dinamiche economiche si pone la persona, l'essere umano, la sua capacità di lavorare e di produrre. Dunque la logica della finanza contrapponeva la logica umana, della centralità dell'uomo che lavora. Questa centralità però era valutata anche in ragione delle attitudini dell'uomo di relazionarsi con gli altri uomini, di organizzarsi, di costruire associazioni, di mettersi insieme. Insomma, partendo da una dimensione propriamente economica, Tognolo ha fatto, come dire, un po' ha fondato una linea di pensiero nel mondo cattolico che parla dell'importanza e della centralità dei soggetti sociali.